Ciao e benvenuto all'undicesimo episodio di Bloons Pop. Io sono Manulax e livello 34. Niente da dire, andiamo avanti. 771. Vediamo adesso che praticamente abbiamo capito abbastanza come funziona il gioco e come si muove. Possiamo rendere tutto più veloce. Più veloce. Utilizzando il potenziamento della velocità quando ce ne sarà bisogno. Abbiamo capito che tutto esplode, quindi possiamo far correre di più i livelli. Che è successo? Non lo so. Andavo troppo veloce. Iniziamo già a non capire. Bene, ma va bene lo stesso, nessun problema. Invece, no, non ce l'ha fatta. Andiamo tutto più veloce, così magari riusciamo a fare più livelli. Più livelli in un video solo. Perfetto, molto bene. Più livelli in un video solo, così che andiamo e vediamo quello che ci aspetta in futuro. Durante questa fase qua non è un po' difficile andare veloce, soprattutto per il fatto che ci si muove veramente troppo velocemente, non riesco a puntare però. Qua. Eccolo qui. Perfetto. Perfetto, molto bene. Seguente. No, veloce, veloce, via, 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 via. Cerchiamo di. Oh, siamo a un livello difficile. Iniziamo ad aumentare la difficoltà. Adesso capisco perché è difficile. Questi sono. Oh, sante banane. Adesso alcuni Bloon hanno uno scudo. Sembra che ci voglia un solo colpo per rimuoverlo, ma tutti i danni di quel colpo verranno attutiti. Quindi serve un colpo in più casuale per fargli danno. Quindi quelli che fanno doppio danno, triplo danno, tipo cannone, mortaio e simili, non gli fa niente per il primo colpo, quindi servirà il doppio. E credo che Adora qua proprio sia. Non è tanto forte contro. No, dai, vabbè, non. Niente di che, è normale, come se ci fosse uno strato in più effettivamente per lei. Niente di che. Quelli che potrebbero perdere sono un po' più. Tipo la Super Scimmia o Capitano Church che fa pochi. Il Capitano Church, Stryker Jones che fa pochi. Pochi colpi ma tanti danni. E niente, andiamo. Detto che andiamo veloci, pa, 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 pa. Andiamo. Stryker Jones che non fa tanti danni. Ha fatto veramente poco. Ha fatto veramente poco. Molto bene. Ok. Un po' di fusioni a breve. Direi super scimmia. La super scimmia invece no, è forte anche questi qua perché semplicemente col calore facendo tanti danni riesce a tirare via tanti strati contemporaneamente. Ok, ha detto livello difficile per il fatto di avere tanti. Per avere tanta difficoltà in questi Bloons Scudo, ma di colpi ne abbiamo fin troppi, quindi non lo vedo un problema. Allora dovrebbe fare piazza pulita. Molto bene. Ce n'è parecchio. Oh, sembra un cappello. Capitano Churchill, mi dispiace. Mi dispiace. Mortaio. Anche il mortaio qua non fa tanti danni perché il fuoco non riesce a bruciare i palloncini viola, quindi diventa un po' inutile. Obin qua è veramente inutile perché non riesce proprio a fare alcun danno. Super
Sono così abituato adesso ad andare piano che mi dimentico di accelerare qualche volta, ma cercherò di farlo il più Prima. possibile. Vabbè, un po' farà. Meglio di Obin, sicuramente no. No, non ha fatto granché. Assolutamente non ha fatto granché. Va bene. Ok, mancano solo semplicemente quelli viola e non abbiamo praticamente quasi nulla per far fuori quelli viola. Vediamo se riusciamo a. Oh, ok, mancano quelli sotto. Chiedevo infatti. Sono tutti eroi che non mi servono per distruggere questi. Dovete darmi qualcos'altro. Basta solo quelli viola. Ok, molto bene. Fatto anche qua. Ci siamo. Palloncini avanzati, non importa. Abbiamo ben 10 colpi e con questi due eroi dovremo riuscire abbastanza a fare quello che ci serve. Ok, perfetto. Ci ha avanzato anche un colpo di mortaio che è stato sparato a vuoto, ma va bene. Cos'è che abbiamo? Ah sì, i Bloom Scudo. E ne mancano ancora di palloncini di diversa tipologia. Abbiamo finito la missione, Fondimenti Scimmie. Abbiamo ora riempito uno di Bluntoni, andiamo avanti. Vai, ancora nessun palloncino nuovo sto giro. Non è riuscito a congelare quelli bianchi perché è una scimmia di ghiaccio. Riuscirebbe a fare qualche strato, ma non troppo. Vediamo se riesco a. Perfetto, adesso mettiamo Dora che scende tutti gli strati e pulisce, non essendoci più quelli viola. Molto bene, molto bene. Il mio amico Striker Jones, molto bene. Niente, niente. Ok. Qua. Ma pensavo di riuscire a fare con Quincy. Niente. Allora, questo qua dovrebbe riuscire a ripulire tutto. Non ci sono i palloncini viola. Fammi vedere quanto sei forte. Molto bene, fortissimo. Tempesta di lame, tempesta di lame, tempesta di lame. Ma ci sono ancora qualche potenziamento che non abbiamo ancora visto, ma arriveranno. Adesso dovremmo riuscire a pulire perfettamente tutto. 7 colpi solo per finire. Andiamo veloci, vediamo il caos che succede quando si è veloci e non ho visto niente però. Finito molto velocemente. Altro livello, via. Vediamo se riusciamo ad arrivare a, con non troppi video al livello 100, che così vediamo tutte le cose belle che ancora il gioco ci deve, ci riserva. Belle. Difficili però rimangono comunque molto interessanti. Molto interessanti. Ah, no, no. Ok, no. Abbiamo visto. Questa inizia a essere la difficoltà. Non mi ero neanche accorto che ci avevamo così pochi colpi. Allora, 133 con una super scimmia. Adesso io non posso guardare la pubblicità perché sennò mi si spegne il video. Se finisco i colpi, vi faccio vedere cosa succede se finiamo i colpi. Che a meno che non colpiscano quello. Abbiamo finito i colpi. Non posso guardare la pubblicità, quindi devo per forza spendere monetine e arriveranno a finire se non siamo abbastanza bravi. Quindi bisogna usare cosa? Non ci credo. Non ci voglio credere.
dire che i missili non hanno colpito assolutamente gli altri missili. Che sfortuna. E siamo già a 250 unità in meno e se andiamo avanti così. Già il primo livello difficile di difficoltà. Ok. Facciamo l'ultimo, 141, vediamo. Non dovrebbero esserci nuovi tipi di palloncini. Facciamo un ultimo e poi vediamo. Allora, questo qua. Ho più o meno imparato che fa cerchio e bisogna, per colpire bene quelli allati, bisogna mettersi con la parte superiore qua. Probabilmente. No, ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto esplodere tanti, tanti. No, col nostro. Bravissimo capitano. Una macchina da guerra proprio. Un carro armato. Come lo vuoi definire? Oh, benino, benino, benino. Non c'è da lamentarsi. Era un delfino? A volte ci sono proprio disegni che non capisco. Mi sono perso il taglio, scusate. Abbiamo lanciato Gwendalyn. Vediamo se riesce. Bene, bene, bene. Più o meno bene. Gli ultimi 8, gli ultimi 8, gli ultimi 8, gli ultimi 8. Perché poi. Non serve mica puntare a tutti gli altri se poi ti basta solo quello. Il capitano Churchill. Dai, 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 sei perfetto. Perfetto, molto bene. Basta. Ok. Il capitano Churchill è talmente bravo che potrebbe farcela tutto da solo. Il problema è che sono questi palloncini qui in alto che gli danno un po' fastidio e quindi. Ma quando c'è il capitano Churchill, anche se c'è solo lui, a volte capita di ripulire lo schermo con solo lui, ma bisogna vedere, bisogna vedere. Solitamente si gli dà una mano con i primi palloncini che non riesce a colpire e il resto ripulisce tutto da solo. Tutto ok, gioco. Ha scoperto che quei bonus su di giri possono fare la differenza. Non c'è nulla di più logico che usare i potenziamenti per mantenere la tua serie di vittorie consecutive. Certo, lo sapevamo già. Grazie per aver detto l'ovvio. E niente, quindi siamo arrivati anche alla fine di questo episodio. Abbiamo fatto un bel po' di livelli e continueremo così fino a che non troveremo nuove avventure. Ciao a tutti!